Dai, non si vede. Dica che siete meno squadrieri per parlare di te. Che parta Stefano Lippi con una musica così alta e quindi lasciamolo tranquillo e andiamo non certo a ricordare i suoi risultati, perché altrimenti vi terrei qui, come dico tutti gli anni, anzi un anno in più ancora a raccontare. Diciamo che le sue movenze, la sua tecnica, ma non certo meno l'intensità, quindi non la sua azione. Sentiamolo un po' sul fiume. Per Stefano, ma so che non vuol fare dei dispetti e chiaramente vuol far vedere in più spazio quanto è bravo. Show riuscito a Max Attack Mauri, Diego Sirtori, ma soprattutto a Abraham Villamarco, che con più scioltezza di altri si guadagna il premio. Stefano Lippi non ancora vinto, ha tracciato la prima edizione del Memorial Proseghini, che ricordo con particolare affetto, e poi podi continui, ogni partecipazione a un podio. L'anno scorso secondo dietro a Troento, uno dei più forti atleti della nazionale italiana. L'anno prima dietro a Sirtori, sempre lì, sempre di una presa, sempre di poco, segno evidente che bisognava aspettare l'annata successiva per portare a casa il risultato. E noi glielo auguriamo. Bella vittoria al Master di Premana, Arcisio Fazzini, nel 2003. Lì veramente ha dimostrato che dopo la rottura di una presa, ripetendo l'itinerario, ne aveva più di tutti. E ha fatto una bellissima prestazione. Leggero, ma notiamo la leggerezza, non tanto in chilogrammi, ma del gesto, del piede che è caricato con tutto il peso, con tanto peso, e le mani stringono poco, stanno appoggiati, lo dico ai bambini e ai ragazzi che stanno imparando a arrampicare. Fatto un bel filmato, poi ve lo riguardate con calma, e se si potesse valutare quanto peso sta sui piedi, secondo me ci starebbe un bel 70%, le mani belle rilassate. Se dovessimo mettere invece un dinamometro a Max Mauri, per fare un esempio, dove Max Mauri è lì veramente 100 sulle mani e 0 sui piedi. I piedi sono un appendice, però è forte, forte, forte. Ricordiamoci che dietro la struttura è già pronto, nel comodo salottino d'attesa, Roberto Colonnetti, reduce da un podio ad Altei nella gara di Coppa Italia. Sentiamo Simona Pasetto, atleta in pausa di riflessione che ha preso un anno sabbatico. Il team Gamma ha accettato questa sua scelta, la aspettiamo nel 2006, o forse se si degnerà di fare il 2007, rinizieremo le gare insieme. E via. Non potremmo certo dire sempre più in alto in questo caso. Thank you.
Bene, bene. E anche una piega. L'anno scorso chi si ricorda su quella abitata a metà placca della torre aveva fatto una cosa esagerata. E la cosa esagerata la sto facendo oggi con questa lezione che credo poi potrà magari essere replicata da altri. L'impostazione del movimento particolare, non ha voluto studiarla tanto, siamo in una semifinale e quindi ci vediamo nel pomeriggio dove l'intensità si alza. I migliori